Il miglior primo tempo stagionale non basta alla Battipagliese per portar via tre punti vitali per la propria classifica. Il primo tempo è pieno di occasioni da rete per la Zebra, ma la poca precisione sotto rete non permette alla Battipagliese di chiudere la prima frazione in vantaggio con più di un gol. Pronti e via è Troiano ad avere la prima occasione. Manzo riceve palla da Campione, crossa, ma Troiano la liscia. Dopo tante occasioni finalmente arriva il meritatissimo vantaggio per la Battipagliese. Giuliano ruba la palla a centrocampo, serve Campione che fulmina Ferrieri. Si chiude il primo tempo con i ragazzi di Mister Viscido in vantaggio. Nel secondo tempo invece accade l'irreparabile. La Palmese recupera la palla e serve Carnicelli che trova impreparata la difesa di casa. Entra invece in area e batte Tesoniero dopo 7 minuti al Pastena e 1-1. Sul filo di sirena la Palmese passa in vantaggio, angolo di La Montagna. Sulla palla svetta Salvati che regala la vittoria e i 3 punti alla Palmese. La classifica adesso si fa tremendamente complicata, visti i risultati. Infatti il Faiano agguanta la Zebra e le altre allungano sulla stessa.